Pareri contrari. Da ciascun formato soggetto a pressione. Rispetto alle presentazioni che ho diviso la volta scorsa con il Vino Corlino, siamo un po' indietro perché con il Vino Corlino è già utilizzato i concetti che vengono alla mia disposizione, però oggi recuperiamo. Allora, la lezione di oggi è fortificata, secondo me rappresenta una delle situazioni in cui esce lo spirito ingegneristico, nel senso che la realtà è complessa, faremo un certo numero di approssimazioni e queste approssimazioni sono anche a volte contraddittorie, no? Ma sono quelle che dopo alla fine ci permettono di arrivare a qualcosa che sia valutabile. No? Allora, il primo punto di partenza è sempre la realtà, quindi noi pensiamo di avere di nuovo la nostra trave, l'elemento più semplice possibile, andiamo ad avere quindi una trave con questi appoggi teorici, questa è la luce teorica, base B, progressiva H, supponiamo di avere anche un qualsiasi tipo di carico, che può essere ad esempio un carico distribuito, quindi quello che vediamo a riferimento ovviamente la situazione è molto semplice, però dopo lo generalizzeremo, quindi questo è l'asse teorico della nostra trave, questo qui è il baricentro della sola sezione di calcestruzzo. Sappiamo già che la trave così com'è non funziona, nel senso che dovremmo mettere un'armatura che è l'armatura longitudinale. L'armatura longitudinale la segniamo così, in questa maniera qua. Queste qui saranno questa e l'altra simmetrica, saranno le zone di ancoraggio. Per il momento su queste zone qui, che sono chiaramente zone diffusive, non ci addentriamo, sappiamo che dopo le dovremo trattare a parte. Noi consideriamo il grosso della trave, che è, speriamo sia una trave secondo Bernoulli in Avien. Poi le armature longitudinali saranno disposte attraverso un certo numero di barre, no? Due o tre simmetriche rispetto, se possibile, rispetto all'asse della sezione. Facciamo anche una certa serie di ipotesi, nel senso che le ipotesi che facciamo sono i presupposti, per evitare rotture fragili. Quindi le ipotesi che facciamo sono queste, le abbiamo già viste la volta scorsa. Allora, se questa è complessivamente l'area delle mie barre di armatura tese, la prima ipotesi è che esista, non esistono rotture fragili nella armatura longitudinale quando la sezione passa da completamente reagente a fessurata. E che vuol dire che la con S deve essere maggiore uguale di una con S minima, e questa con S minima essenzialmente è quella che permette di fare che il diagramma di fessurazione, dal diagramma dello stato di sforzo prima della fessurazione, in particolare quello relativo al taglio, possa essere sopportato, quindi questo unio qua di sigma possa essere trasferito senza collasso
alle armature inferiori. Quindi questo X minimo è, se volete andare sulle normative, deve essere pari sicuramente a un coefficiente numerico per la resistenza media trazione del calce struzzo diviso la resistenza caratteristica dell'acciaio per l'area della sezione, la parte della sezione che è tesa. In modo tale che, se voi notate, fondamentalmente, se mi portaste questo termine da questa parte, avreste qui area di acciaio minima per la sua resistenza, deve essere uguale a parte coefficiente, l'area della sezione tesa del calce struzzo per la sua resistenza media. Questo rappresenta lo scambio tra l'area di calce struzzo potenzialmente tesa, al massimo con questo valore, quando si fessura proprio questo valore qua, questo risultante di trazione si è trasferita all'armatura. La risultante dell'armatura è un'area minima con la sua resistenza tesa. 0,26 è un coefficiente sperimentale che ovviamente ragionamento a posto le cose. O in alternativa l'area con S deve essere maggiore o uguale di una quantità secca che è pari a 1,3 per 1000 sempre dell'area della sezione. Vedete che come sempre nelle normative ci sono due diciamo soglie di valore minimo. Questo che è un valore legato alla resistenza di materiali e così via, no? E invece poi c'è una soglia che è secca, una percentuale, in questo caso qui 1,3 per 1000, sull'area comunque sia il calcestruzzo. Se c'è questo, quando passiamo dal primo stadio al secondo stadio, non abbiamo rotture facili. Quindi, se noi pensiamo qui di tracciare il diagramma, carico, freccia, per esempio per portare qui, questo è un esempio del carico, poi adesso pensiamo di prendere in mezzeria e misurare la freccia, vuol dire che partendo da zero, situazione scarica deformata, all'inizio abbiamo una situazione che è caratterizzata da sezione completamente reagente, abbiamo la nostra farfalla con sopra il segno di compressione, sotto di trazione. A un certo punto arriviamo al valore di fessurazione in una sezione. La sezione di momento massimo è questa. Ovviamente ci sono sezioni un po' più deboli prima e dopo, comunque si fessura la sezione che abbiamo in cracking. Quando avviene questa fessurazione qua, usciamo e entriamo in un secondo stadio che è caratterizzato dal fatto che la sezione si è parzializzata. Allora in questo secondo stadio il comportamento lo possiamo disegnare schematicamente in questa maniera qui. Sopra c'è sempre il comportamento a compressione lineare del calce struzzo, sotto l'asse neutro, questo è l'asse neutro, questo qui è l'asse neutro che si sposta un po' più in alto, sotto c'è solo reagente, la barra di armatura. Ecco, questa ipotesi qua ci permette fondamentalmente di switchare dal primo stadio al secondo stadio senza che le armature si strappino di colpo, perché le armature, se hanno quest'area minima superiore, se hanno un'area superiore a quest'area minima, riescono a ingrassare l'aliquota di trazione che passa, che il calce struzzo non può più sopportare, che passa. Poi, altre rotture fragili che abbiamo detto sono legate al fatto che, per esempio, la zona di ancoraggio deve essere efficace, quindi non abbiamo
esistono rotture, fragili, per sfilamento delle barre nella zona di ancoraggio. Allora, questa è un po' una cosa che non abbiamo ancora chiaro. La zona di ancoraggio, abbiamo detto, è una regione diffusiva su cui non abbiamo ancora bene le idee chiare. Abbiamo visto la regione diffusiva quando c'era Piante, qui c'è stato qualcosa di simile. Per il momento la teniamo così, dopo ci dovremo ritornare. E in particolare l'indicazione normativa è, può sembrare apparentemente diciamo strana, ma richiede che in particolare, oltre ad esserci un corretto ancoraggio, qui in prossimità dell'appoggio l'armatura presente sia tale che possa sopportare il taglio all'appoggio. E questa è una cosa, una richiesta che effettivamente è un po' strana, cioè la normativa chiede che in prossimità dell'appoggio l'armatura longitudinale sia in grado di sopportare il taglio. Allora, questo è, sembra contraddittorio, no? Perché se io considero il taglio qui in appoggio è questa forza qui verticale, in particolare il taglio in appoggio qui è semplicemente P per la resistenza. Se la struttura è simmetrica, chiaramente P è la stessa quantità. Ecco, è un po', non è immediato pensare a questo. Il taglio è verticale, l'armatura longitudinale è disposta in questa direzione, quindi eventualmente fornisce una trazione che è orizzontale, quindi non è ovvia questa disposizione, perché se fosse equilibrare dell'armatura inerziale la forza che è diretta come l'armatura sarebbe una cosa intuitiva, no? Corretta, coerente, logicamente corrente. Qui è strano che questa armatura qui, disposta in questa maniera, quindi sviluppa la trazione orizzontale, l'armatura disposta in orizzontale sia legata al taglio che invece è una forza verticale. Questa qui è una cosa un po' strana, no? Oltretutto anche, altro aspetto che anche lascia perplesso è questa cosa qui. Noi abbiamo idea che per esempio nel primo stadio questi due uni, trazione e compressione, formano una coppia di forze, sopra di compressione e sotto di trazione. Poi, alla stessa maniera, qui pensiamo che ci sia una risultante delle compressioni sopra e qua ci sia una risultante delle trazioni sotto, in questo caso qui proprio nel baricentro delle armature. Quello che noi pensiamo è chiaro che il nostro momento di volta in volta è equilibrato da questa coppia di forze e da questa coppia di forze. Bene, se io considero il diagramma del momento per questa trave, il diagramma del momento è fatto così, lo disegniamo sotto il blu perché non ci sto, così è un altro colore. Allora, il diagramma sotto il momento è questo qui. È chiaro che questo è il valore massimo di L quadrato ottavi e per esempio nel momento della zona in cui è il momento massimo o nel primo stadio o nel secondo stadio avrà bisogno di questa coppia di forze per equilibrare il momento. Quindi per esempio è chiaro che qui l'armatura inferiore sono nel secondo stadio quella che mi serve per sviluppare questa trazione.
se non ho l'armatura è chiaro che non posso avere la coppia di forze e che in realtà collasso come abbiamo visto prima. Quello che è un po' strano è questo, è la possibilità qui dell'appoggio, il momento è tendente a zero, teoricamente zero, quindi in teoria, in maniera ingenua, potrei anche non mettere nessuna armatura, che se il momento tende a zero, sotto la trazione è quasi nulla, sopra la pressione è quasi nulla, sopra la trazione è quasi nulla. Quindi è strano, non è in questo momento qui comprensibile questa richiesta. Questa richiesta qui è fatta perché viene imposta sulla base di un modello che lascia vedere le ipotesi di trave secondo De San Venante e considera un comportamento giuridico avere in realtà. Per il momento non sappiamo spiegarci bene queste due richieste della normativa, no? Però solo questa ci accettiamo. La terza cosa che dobbiamo pensare è questa cosa qui. Supponiamo che le rotture a taglio non esistono per il momento. Quindi supponiamo che esistano rotture, anche queste sono rotture fragili, per taglio. La volta scorsa abbiamo visto che per contrastare la rottura taglio dobbiamo cercare di cucire le fessure che si formano in diagonale sulla nostra trave. Allora, se rifacciamo il nostro schema della nostra trave, vado ad disegno tale quale, questa è la nostra trave, prima, queste sono le tre barre sotto, questo è l'ancoraggio. Quello che noto è che al crescere il carico, adesso non disegno il carico e la portatura, è chiaro che cominciano a formarsi delle fessure. Le fessure partono in maniera stocastica, in prossimità dove c'è il momento massimo, quindi in questa zona qui vedete per esempio, questa zona qui, più o meno un momento, essendo una parabola abbastanza piatta, una zona di massimo abbastanza piatta, in una di queste zone qui probabilmente c'è una sezione un po' più debole, quindi magari non so dove, ma sicuramente la fessura non parte sull'asse di simmetria, perché la probabilità che una fessura parta proprio sull'asse di simmetria è zero. Quindi stocasticamente si troverà a partire una fessura un po' a destra, un po' a sinistra della zona del perimetro massimo, speriamo che sia un po' a sinistra, e successivamente al crescere del carico se ne formano altre, inizialmente nella zona dove il momento è massimo. Sappiamo già dalle considerazioni che abbiamo fatto sui tiranti che le fessure sono discrete, quindi distanziate da una certa distanza. Nel caso delle tiranti abbiamo espresso quella distanza come LTR, eccetera. Qui è una cosa proprio complicata, non vale neanche più la difficoltà per bene entrare nel merito, resta il fatto che il fenomeno è discreto. E fondamentalmente le fessure nella zona centrale sono dirette in questa maniera, perché se io prendo un elementino in prossimità dell'anello anteriore della mia trave, le direzioni principali di trazione sono queste. Man mano che mi sposto verso gli appoggi e la crescita del carico, è chiaro che ho evitato la rottura fragile,
prima volta che si è stata fatta la fessura, c'è stato questo switch, la trazione dal calcestruzzo teso alla natura tesa, però abbiamo messo la natura minima. Poi ho messo sicuramente un po' lo sfilamento della barra, quindi anche gli ancoraggi che funzionano bene. Poi quando sono in prossimità degli appoggi, per esempio qui, qua le direzioni principali, almeno teoricamente, come in prossimità dell'asse neutro, lo stato di sforzo si avvicina a quello di puro taglio, qua le direzioni principali sono queste qui, questa qui di compressione, questa qui di trazione. Resta il fatto che la fessura parte tendenzialmente da sotto, può anche innescarsi proprio nell'anima, diciamo, però fondamentalmente risente il fatto che deve piegarsi e per esempio una fessura può essere di questo tipo qua. Inizialmente magari parte sotto della flessione, azione, e poi piega perché risente il fatto che l'azione principale è la trazione, sono diverse in questa maniera. La parte dall'altra parte, la cosa. Ecco, noi supponiamo poi che non ci siano rotture fragili legate a queste fessure qua inclinate, ovvero non ci siano rotture fragili per taglio. Per fare questo dobbiamo supporre, dobbiamo pensare, che ci sia una natura che cucisce queste fessure qua, esattamente come la natura longitudinale cucisce le fessure verticali. Qui ci sarà l'armatura che, a seconda dei casi, può essere, per disegno qui, può essere per esempio rappresentata da una serie di staffe, possiamo disegnare così. Le staffe sono elementi fatti in questa maniera e mi rendo conto che ho bisogno di due ferri, almeno, per costruire la capa di armatura, quindi sicuramente avrò bisogno anche per aspetti costruttivi di due ferri di piedi di staffa. Ecco, le staffe disposte così, non ve le segno qua perché non voglio sporcarmi questo disegno, perché sennò dopo devo disegnare un altro, no? Queste staffe qui sono quelle che intercettano queste fessure qui. Se volete esattamente come qui, questa fessura qui è cucita da questa armatura longitudinale, se io ho una fessura inclinata così per taglio, questa fessura qui è cucita da questa staffa. Ci possono essere anche le altre disposizioni, che sono quelle attraverso i ferri piegati, sono ferri sagomati in questa maniera, ad esempio, per piegarsi sagomati in questa maniera, sono quindi delle barre orientate in questa maniera qui, queste qui vedete per esempio cuciscono proprio, intercettano la fessura proprio quasi perpendicolarmente, quindi per certi versi possiamo da subito supporre che i ferri piegati siano più efficienti nel cucire le fessure. No, perché intercettano proprio a 90 gradi, no? Non sappiamo ancora niente di staffe di ferri piegati, no? Come non sappiamo niente di rottura taglio, più o meno supponiamo che ci sia qualcuno già predisposto delle armature vice di parete, qui sono armature di parete, o staffe o ferri piegati, in modo tale da assicurarci che non ci sia la rottura fragile, non sappiamo come fare adesso, no? Supponiamo che qualcuno ci abbia assicurato, guarda, ho messo le armature per portare il taglio, quindi non ci sono le rotture fragili per taglio, ti ho anche messo a posto la zona di ancoraggio, la zona di appoggio, e anche abbiamo scelto la natura più superiore della mia. Quindi tutte le rotture fragili che incontravamo, ho visto la volta scorsa, le evitiamo. Quindi possiamo entrare in un campo flessionale secondo stato. A questo punto qua, dopo
proseguendo si arriva in una situazione in cui il comportamento cambia e cambia in questa maniera qui. Allora, in questa zona qui nel primo stadio quello che possiamo dire è questo: uno, la sezione è tutta reagente, quindi non è fessurata. Se volete possiamo segnare questo fatto segnando, tratteggiando tutta la nostra sezione rettangolare. Poi il secondo punto che possiamo dire è questo: per il livello molto basso di carico prima della fessurazione, sia il calcestruzzo che l'acciaio hanno comportamenti meccanici lineari. Quindi calcestruzzo e acciaio sono in campo lineare. Questo è rappresentato, è riassunto dal fatto che, se volete, sulla sezione io rappresento le sigle in questa maniera qui. Come la scienza delle costruzioni, elastico lineare, compressione, trazione, sotto. Qui in mezzo, da qualche parte, ci sarà anche l'acciaio, che comunque ha comportamento elastico lineare. Secondo stadio, rappresentato da questo schema qui, cambia in questa maniera qui. Allora, questa ipotesi qui non vale più, no? Qui l'ipotesi è che la sezione è parzializzata. Quindi la parte tesa di sezione, calcestruzzo, è come se non fosse esistente. Per mettere in evidenza questa cosa, possiamo pensare di segnarci la sezione in questa maniera. Allora, ci sarà un asse neutro. L'asse neutro prima della sezione stava grosso modo a metà tesa della nostra trave. A essere sinceri, se fossimo attenti, siccome sotto abbiamo l'armatura di acciaio e abbiamo visto, per esempio nel caso del tirante, che la sezione idealizzata di acciaio vale n volte l'area di calcestruzzo, a essere sincero vale 100 un po' più in basso rispetto ad H-mezzi, no? Un po' spostato verso la razza. Qui la sezione parzializzata non vale più, ma la sezione su tutta reagente, sopra dove ho compressione il calcestruzzo sarà compresso. Sotto l'asse neutro comincia la parte tesa di calcestruzzo, che si suppone non reagente, e invece compare solo l'area di acciaio. L'area di acciaio è quella che reagisce. Questa qui, la passata. È chiaro che sto considerando, in questo discorso qui, la sezione che io sto considerando, è una sezione ben specifica. Io immagino di considerare, di prendere, di fare questo ragionamento, su una sezione, ad esempio questa, dove proprio si è formata la fessura. Il ragionamento che faccio è quindi su questa sezione in cui la fessura sta proprio nel piano della sezione. Questa cosa non va bene se per esempio considerassi questo. Che qui la fessura non è nel piano della sezione, qui lo è grosso modo, la sezione sempre scava con la fessura lineare, qui non è così, questa è la sezione, la fessura è così. Quindi in quel caso lì, il piano della sezione, qui, il piano della sezione non è approssimativamente, neanche approssimativamente, il piano di fessura della sezione, che si fessura la trave. Qui posso dire che grosso modo sì, in questa zona qui prevale il momento riflettente,
la fessurazione proprio nel piano in cui indirizzo. Poi la seconda cosa che posso ritenere è invece che il comportamento del calcestruzzo dell'acciaio sia ancora in campo lineare. Quindi questa seconda ipotesi passa quando ho sezione nel secondo stadio. Quindi nel primo stadio ho queste due ipotesi, quando sono nel secondo stadio questa è ancora vera, il comportamento che a certo punto è lineare, è anche quello dell'acciaio, la sezione però è parzializzata. Al crescere del carico arriva un valore, dentro questo, in cui comincia, sempre sezione sempre parzializzata, però entra in gioco il comportamento lineare. Allora, questo è il terzo stadio. Nel terzo stadio ci dovrà forza di cosa formarsi sempre una coppia di forze, sovracompressione e sottotrazione. Ci sarà un assenetto sopra, il comportamento può essere sempre calcestruzzo non lineare, quindi un comportamento più o meno parabolico di questo tipo qua. Sotto ho sempre la risultante delle trazioni del bar di armatura, quindi sempre questa coppia qui. Sopra le compressioni del calcestruzzo, sotto le trazioni dell'acciaio. Però il comportamento dei materiali diventa non lineare. Quindi, questo caso qui, il terzo stadio, allora questa ipotesi passa, mantiene la sezione parzializzata. Quindi ancora un asse neutro, sopra il calcestruzzo, in campo lineare sotto l'acciaio. Poi questa non vale più. In generale calcestruzzo e acciaio hanno un comportamento non lineare. Comportamento non lineare vuol dire che, ad esempio, il calcestruzzo compresso entra in questa regione qui, quindi entra nel valore in cui si sente la parata, mentre l'acciaio può entrare in questa zona. Allora, qui ci stiamo avvicinando alla situazione in cui la capacità portante massima viene raggiunta, no? Vedete che man mano che saliamo di carico il comportamento diventa sempre più non lineare. Faccio anche notare che queste approssimazioni qui, queste tre lattere, sono, diciamo, approssimazioni abbastanza vere, ma sono approssimazioni. Il comportamento reale, se lo tracciamo sopra il rosso, è un comportamento di questo tipo qui. No. Voi vedete il primo tratto che ovviamente può ancora andare come approssimazione lineare, il secondo tratto è curvo, noi lo approssimiamo in grosso modo con un'altra retta, e poi c'è la soglia in cui abbiamo il valore massimo. Qui fondamentalmente abbiamo la possibilità di collassare, voi vedete ci sono due ingredienti nella vostra trave, può collassare o il calcestruzzo l'armatura. Se collassa il calcestruzzo l'armatura è tendenzialmente fragile, se invece collassa l'acciaio il comportamento diventa più utile. Però alla fine prima o poi la trave muore, no? E muore nel terzo stadio o per
collasso del calcestruzzo, collasso del calcestruzzo sempre fragile, oppure per rottura duttile che si snerra l'armatura, con quindi una maggiore complessiva utilità della vostra trave. Questo è il quadro complessivo, tutte le evoluzioni partite da una situazione in cui la sezione è tutta integra, tutta reagente. I comportamenti nella cella del calcestruzzo sono fondamentalmente lineari. Questo perché il tasso di lavoro nel calcestruzzo è un altare basso. A un certo punto la sezione si fessura, ovvero qua sotto raggiungete la resistenza a trazione del calcestruzzo. Allora, l'aliquota di trazione del calcestruzzo teso passa all'armatura. Però se l'armatura è in quantità sufficiente, l'acciaio si carica di questa trazione, però resta in campo lineare. Il calcestruzzo resta ancora in campo lineare. La sezione però è parzializzata. Siamo qua. Se voi notate anche questa pendenza qua, è più grande di questa, no? Perché chiaramente qui tutta la sezione integra, riesce qua, soltanto parte della sezione calcestruzzo compressa, quella tesa come se non ci fosse, quello fosse stata danneggiata. Per intenderci, per avere un ordine di grandezza, se voi prendete una trave qualsiasi, con dei rapporti di armatura ragionevoli, senza cose estreme e così via, quando fessurate la trave, grosso modo, no, non sono sempre chiaramente delle regole, delle eccezioni, sono circa un terzo dell'altezza della vostra trave. Quindi quando passate, se vi viene chiesto come fate a passare, quando è la sezione che si parzializza e resta, quando è la parte della regola di sezione che resta compressa, grosso modo, se non avete travi particolari, il valore è intorno a un terzo, no? Poi la pendenza diminuisce ancora quando entrate in campo non lineare e diminuisce per due aspetti. L'asse neutro si continua a spostare in alto, quindi a parte la gente che faccia tutto il calcestruzzo, e poi se aumentate il tasso di lavoro, per esempio, del calcestruzzo, anche qui la rigidezza del calcestruzzo, se aumentate il tasso di lavoro, viene più basso. E poi arrivate ai meccanismi di più. Questo è il quadro vero, in cui già abbiamo tolto di mezzo queste situazioni qua, che rendono ancora più complessa la cosa. Adesso dobbiamo pensare anche come rendere maneggiabile la cosa, no? Perché prima di tutto, se noi prendiamo proprio una sezione in cui c'è la fessura che ci passa, abbiamo una sezione canonica parzializzata come abbiamo detto qui. Però dopo, per esempio, nelle altre zone, per esempio in questo caso qui, lì la cosa non è più interpretabile in termini elementari. Piano, sezione nel piano verticale, la fessura è inclinata. Poi l'altro aspetto che noi dobbiamo pensare di tenere in mente è questo. Qui le fessure sono discrete. Per esempio, io sperimentalmente posso seguire il crescere del carico come si formano le varie fessure, no? Distanziate da una certa quantità, la distanza non è così semplice calcolare. Però se faccio questo sperimentalmente può anche andare bene, ma dal punto di vista analitico qui non riesco a tirare fuori niente. Allora, quello che si fa è questo. Vi cancello la lavagna qui e vediamo come rendere, diciamo, maneggiabile qui questa situazione qua. Faccio notare che in questo schema qui io non vi ho segnato le staffe per il piegato, le staffe, eccetera, che penso ci siano. Qualcuno ce le ha messi per evitare le rotture fragili a taglio. Noi non sappiamo calcolare, supponiamo che ci siano, però questo qua non sono l'oggetto della nostra analisi. Allora, vi cancello questa parte qui. Beh,
Se guardo la realtà, per esempio, quello che potrei fare è, per esempio, pensare di contornare la parte di calcestruzzo che è reagente, quindi non fissurata, la parte di calcestruzzo che è fissurata. Allora, contorniamo la parte di calcestruzzo che integra, la parte di calcestruzzo che integra, ecco, sono questa. Poi, qui per esempio, abbiamo la zona che viene fissurata. Poi, qui, possiamo andare avanti. È come se avessi contornato tutte queste fessure. Poi, il resto. Se volete, posso anche retinare in blu tutta la parte di calcestruzzo che non è fessurata. Ah, tutta la parte non fessurata che sta qui. D'accordo? Quindi sopra c'è un nucleo, quello che potrebbe essere il corrente compresso, più o meno tutto non fessurato. Poi ci sono questi denti separati dalle fessure. Io qui ho segnato 1, 2, 3, 4, 5 denti. Passante, se volete l'evidenziare il rosso, passante, c'è la matura. Va bene? Quindi, per esempio, se io considero proprio questa sezione qua, in grosso modo vedo che in effetti c'è la parte compressa, presente, poi c'è aria e poi solo c'è sotto la natura passante. D'accordo? Questa è la parte compressa, un po' più in alto dal mio dente, e poi sotto vedo sotto una rappresentata. Quindi, per esempio, se volessi evidenziare bene la cosa, questa è la parte compressa, forse una aliquota un po' più grande delle sue un terzo che ho segnato io, e sotto ho soltanto la rappresentata. Allora, è chiaro che considerare tutte queste fessure qui, questi denti, così via, è impossibile da trattare. No? Allora, quello che si fa è questo. Io consiglio una versione idealizzata della strada. Questa qui è l'appoggio. Considero questa situazione qua idealizzata. Allora, vedete, grosso modo sopra ho un corrente compresso e corrente compresso segue i denti, no? Quindi non ha un andamento, non ha una tensione costante, d'accordo? Ecco, questo è fatto questo. Non si deve più sopra che sia una zona compressa. La sezione è tutta reagente.
esattamente come sul vostro tirano, ci sono delle sezioni in cui il tirano si è fessurato e passa solo l'armatura, ci sono delle altre sezioni in cui c'è il tirano, c'è l'acciaio, la parte d'acciaio, però c'è anche la sezione in cui c'è spazio. Quindi a seconda di cui ponete, qui abbiamo beccato la fessura, qui abbiamo beccato la sezione integra, qui di nuovo possiamo trovare una sezione abbastanza fessurata, qui per esempio non sappiamo cosa fare. Allora, quello che si fa è questo. Al posto di considerare questa variabilità della fessurazione, della parzializzazione, noi vediamo la testa d'accordo, prendiamo un valore medio. D'accordo? Guardate poi che quando si sono effettivamente sviluppate le fessure arrivano anche più in alto, no? Quindi, dopo non lasciatevi fuorviare dal fatto che questa zona qui è più piccola rispetto a questa, no? È solo perché vi avevo iniziato, ho cominciato a segnare il fatto iniziale, l'andamento iniziale della fessura. Allora, in questa maniera qui ritengo che tutta la sezione, tutte le sezioni da entrare siano fessurate, ovvero, i soldoni, butto via, trascuro il fatto che certe sezioni sono anche integre. No? Quindi, se considero tutta la sezione, tutta la traccia fessurata, vuol dire che butto via delle regioni che è tutto il precedente. Quindi vuol dire che immagino, creiamo una figura di sicurezza, che la trave lavori sempre in questo modo qui, e in particolare la cosa che posso notare è questa. La pendenza della mia trave è parallela a questa, ma se suppongo che le sezioni siano tutte fessurate così e lo siano già dall'inizio, quindi appena c'è una piccola trazione, vuol dire che considero come se ci fosse un secondo stadio parallelo a questo. Questo è il secondo stadio creato. Questo qui è un secondo stadio, quindi si ipotizza che la sezione sia parzializzata e il comportamento sia lineare, però un secondo stadio convenzionale. Il convenzionale, per dire, guarda, questo è del tipo 4 convenzionale, è legato al fatto che non è come nella realtà, secondo stadio reale, non c'è tutto questo panorama fessurativo variato. Secondo stadio convenzionale, se volete, normalizzato, semplificato, è quello che vi consiglio che tutta la parte sotto sia fessurata. È una convenzione, un senso, se volete lo potete chiamare secondo stadio ideale, per distinguere dal secondo stadio reale. Questo è il secondo stadio reale, con un'alternanza di zone di sezioni parzializzate e non parzializzate. Secondo stadio ideale prevede che sotto c'è tutto parzializzato. Bene, questo è un salto logico. Bene, come sempre, per gli ingegneri che rendono trattare il problema buttano via delle cose che sono troppo complicate, sperando che quello che resta sia ragionevole. Allora, prima di cancellare la radio e pensare come trattare il problema, voglio fare queste osservazioni qui. Prima di tutto, siccome è uno stadio ideale, questo qui andrà bene solo quando sì, consideriamo la sezione parzializzata, questo possiamo spiegare, ma in particolare andrà bene solo quando i comportamenti possono essere ritenuti lineari. Quindi questo modo di lavorare qui, questo andrà bene soltanto cosiddetti stati limiti di esercizio, ovvero era quello che andava bene alle cosiddette tensioni messicali.
Se primo esercizio considerano sempre comportamenti lineari dei materiali, quindi per intenderci da primo esercizio sono questa zona qui. Eventualmente il primo stadio, quando è tutto lineare, la sezione AB integra, oppure il secondo stadio, in particolare la circonvoluzione. Questo modo di fare invece non va bene qua. Stato limite ultimo, questo modo non va bene. Quindi dovremo considerare delle cose differenti. In particolare, vedete, non va bene per questo motivo qua. Guardate come è fatto il comportamento reale. Il comportamento reale è la curva rossa. La curva rossa la trago come io, per il calcestruzzo o per acciaio. No? L'approssimazione trilatera che abbiamo fatto, per quanto possa essere approssimazione, più o meno ci coglie che il primo tratto lineare, poi il comportamento reale, quello rosso, è un po' curvato. Noi abbiamo messo una tendenza più o meno simile, va bene. Poi anche l'ultimo tratto, chiaramente curvo, non ci sarà un picco, poi ci sarà un tratto di sorte, più o meno esteso. Se noi abbiamo approssimato più o meno una retta, grosso modo ci sarà. Quello che invece non riusciamo a fare è questo. Mentre riusciamo a raccordare i tre stati, primo, secondo, terzo stadio, con il comportamento ideale, scusate, il comportamento reale che è questo. Qui, in questa zona qui, non sappiamo come raccordare il comportamento ideale al secondo stadio con il plato orizzontale, perché c'è una transizione tra comportamenti lineari qua e comportamenti non lineari che non riusciamo a cogliere. Ragione per cui questo lo vediamo. Qui va bene soltanto da primi esercizi e così visibile, perché dopo non riusciamo a capire come è. Questo andava bene per esempio con le tensioni mensibili, perché le tensioni mensibili consideravano il progetto della struttura, la verifica della struttura solo in base a quello che succede in esercizio. Le tensioni mensibili dicevano: se la struttura va bene in esercizio, andrà bene anche alla struttura in primo passo, però non facevano una verifica. Il formato di verifica del stato di limite invece considera di nuovo lo stato di esercizio, quindi richiede che la struttura vada bene in esercizio, quindi comportamenti lineari, poca flessibilità, eccetera. Però esplicitamente fa anche il controllo dello stato di limite ultimo. Il formato di stato di limite si è reso conto che garantire che le cose vadano bene in esercizio non vuol dire che vadano bene in collasso. Come anche non va bene, perché se le cose vanno bene in collasso, non vanno bene, possono non andare bene. La struttura deve essere al giorno d'oggi progettata per andare bene sia in esercizio quando i comportamenti sono lineari, sia in collasso quando i comportamenti sono lineari. Le tensioni mensibili erano strabici, guardavano solo l'esercizio e dopo si fidavano se andava bene in esercizio o se andava bene in collasso, senza fare una verifica esplicita. Questo non è più accettato dallo stato tecnico. Allora, prima di entrare nel dettaglio di questo spettacolo qui, voglio ancora fare meglio, quello più grande, questi passaggi qua. Bene? Perché sono un po' delicati. Allora, mi cancello questa lavagna e adesso riprendo questi grafici qui facendoli più grande. Come sempre, quando si vuole vedere bene una cosa, si fa un disegno più grande e si vedono elementi che sono presenti. Allora, nota bene, mi considero una sezione dell'elementare, no? Allora, la mia sezione è fatta così, questa è B, questa è H, poi sotto
o la rottura. Questo è il crucifero ideale, cioè la distanza dal bordo inferiore al baricentro delle mie radicule. Questa qui è la mia altezza utile. Quando consiglio di arrivare in esercizio, per convenzione, l'altezza utile si chiama ancorata. Quando sono in stato di limite ultimo, l'altezza utile si chiama con il simbolo D. Però a parte questo, non c'è nessuna differenza. Poi, questa qui è la mia sezione, vista questa parte qui. Quindi qua io applico il mio momento flettente. Il mio momento flettente fa chiaramente ruotare la sezione. Allora, qui la sezione ruota. Allora adesso qui posso segnarmi, considerando la fibra superiore A e la fibra inferiore B, cosa succede nei vari stadi. Allora, qui mi preparo le linee. Abbiamo visto la volta scorsa che
Sì. Qui ho la sigma circa cestuzzo, accanto ho la sigma dell'acciaio che è inerente. No? Abbiamo già fatto più volte, l'acciaio più rigido si prende più. Quindi su questo diagramma qui devo rappresentare solo la sigma C, rappresento solo la farfalla della sigma C. Però il tasso di lavoro dell'acciaio io lo provo immediatamente perché mi leggo la sigma del calcestruzzo qui, all'altezza delle barre, e lo voglio dividere N, che è più difficile. Ad esempio. Va bene? Poi passo al secondo stadio. Secondo stadio. Ridisegno di nuovo la linea dell'epsilon prima la senevo avevo grosso modo metà altezza della sezione, adesso la senevo si sposta verso l'alto. Supponiamo che si sposti in questa maniera. Vedete, adesso si sta spostando circa la zona compressa, circa un terzo della linea complessiva della mia sezione. Allora, le sigma del calcestruzzo sono aumentate, e qui la sigma massima di compressione è più grande di questa. Però il comportamento del calcestruzzo è ancora lineare. Sopra la senea di compressione, sotto trazione. Ritengo che il calcestruzzo non abbia resistenza a trazione, quindi qua sotto la risposta del calcestruzzo è 0. Bene, non c'è risposta. Però posso idealmente continuare a tratteggiare il diagramma del sigma. Questo diagramma qua del sigma è uguale, perché sotto la risposta del calcestruzzo è 0. Però mi serve, come ho fatto prima, perché se ci fosse una risposta del calcestruzzo a trazione, la risposta sarebbe questa. Quindi questo sarebbe ancora la sigma C' di trazione se il calcestruzzo potesse assorbire questa trazione. Non c'è nella realtà, è qua sotto di quello virtuale, però questa sigma C' mi serve perché dopo comunque se ho questa mi calcolo la sigma X. Va bene? Quindi questo è un diagramma delle sigma sempre mannaggia. Adesso nella registrazione era proprio sbagliato perché ho cominciato a parlare con la Epsilon e poi sono arrivato a finire sul comitolo a parlare delle sigma. Allora, quando si sbaglia ero partito, stavo pensando già prima. Allora, quando si sbaglia non si cancella, si mette sopra la croce. Adesso ho sbagliato, lo correggo. Ho sbagliato qui per qui, questo è un epsilon. E sotto si chiama del sigma. Non va bene. No. Allora, quello che va fatto è questo. Il diagramma dell'epsilon, questo qui. Questo è l'asse neutro, questa è la sezione più vuota. E questo è chi. Va bene? L'asse neutro si è spostato. Poi il diagramma delle sigma corrispondente, questo qui è un segno qua. Allora, sopra ho le compressioni, sotto non ho niente. Ah, questa altezza qui però avrei le mie prime sigma primo C sono quelle che mi permettono di calcolare il sigma. Questo è sbagliato perché qui devo fare prima il diagramma dell'epsilon, che è questo, e dal diagramma dell'epsilon mi cavalo il diagramma del sigma, perché dal diagramma dell'epsilon qui mi sono ricavato il sigma e devo fare la stessa cosa qua. Invece ero partito tracciando il diagramma dell'epsilon e poi ho fatto subito, sono saltato subito alla sigma, no? Ecco, questa è una cosa anche che va fatta. Succede, no? Le volte che parlate,
all'esame un committente o chiunque, fate un errore. Allora, ci sono quelli che cancellano subito per non far vedere l'errore, no? La cosa giusta, quella più, non è mai un momento piacevole sbagliare, no? Però la cosa forse più indolore, più, non voglio dire elegante, per cavarsi è questo dire, no? Più è sbagliato, cancello, lo faccio sul diagramma, va bene? Occhio che anche per esempio gestire gli errori o quando si dice magari non dite voi non fare fegnacce, alle volte capita, cioè se attenti non dire, però alle volte capita, no? Allora, anche per esempio l'orale, è inutile da fare con i bambini la seconda la prova, no, questo è sbagliato, perché è una cosa che non sta in mente, questa è quella giusta, va bene? Allora, nel secondo stadio, ovvero quando la sezione è parzializzata, la cosa importante è questa. Questo diagramma qui, che è reale solo qui, sotto è fittizio perché non c'è niente, riesco però a tracciarmi, a ricavarmi, lo sforzo che c'è, ci sarebbe una fibra di calcio struzzo alla stessa quota delle barre, per cui se il calcio struzzo potesse reagire a trazione avrebbe questo valore qua. L'acciaio ha un valore di remoto. Infine, adesso posso cancellare anche l'errore che ho fatto. Infine, l'ultimo stadio, il terzo, è questo qui. Guardate, questa volta siccome mi sono mangiato un pezzo di lavagna per un errore, adesso voglio fare il diagramma delle epsilon, no? Disegno subito il diagramma delle sigma. Qui c'è il diagramma delle sigma, questa è la linea di riferimento, l'asse neutro tendenzialmente si sposta ancora un po' più in alto, quindi questo è epsilon n, per esempio chiamiamo con epsilon n la altezza della zona compressa, vedete che questa altezza della zona compressa si riduce e qui abbiamo una zona compressa e sotto la parte tesa. A questo punto qua la sezione ruota di stato schiano, però per quanto riguarda lo stato di sforzo il comportamento, la compressione può essere non lineare in questa maniera qui, sotto non c'è niente. E qua non possiamo dire quanto sia la sigma S. Questa relazione qui, ovvero questa, queste due qui valgono solo se il comportamento è lineare. Tra l'altro convenzionale.
Allora, le ipotesi che facciamo sono queste. Prima, tutti i presupposti per evitare le rotture facili. Che abbiamo messo in evidenza prima, d'accordo? Poi, le cose che facciamo sono queste qui. Sono fondamentalmente quattro ipotesi e di due tipi. Allora, prima abbiamo l'ipotesi di tipo cinematico. Le due cose di tipo cinematico sono l'ipotesi fondamentale per considerare questa, almeno nelle sue zone centrali, sulle zone interlumi come trave. Ovvero poter considerare almeno la zona centrale come trave, con la regione dei interlumi, la sezione ruota, eventualmente trasla, ma adesso abbiamo. Oh, qui vi penso all'ipotesi che non è proprio così elementare, no? Perché se pensate prima al disegno che vi ho fatto, pensate questo, non è detto che la sezione così fessurata, magari anche con quella che la fessura un po' inclinata, resti piana, no? Quindi la cosa un po' non è così ovvia. Però supponiamo di ritenere la sezione che rimanga piana, portando in così. Questo è stato chiaramente verificato grosso modo sperimentalmente. Seconda cosa, esiste perfetta aderenza, ovvero dove il calcestruzzo è vicino all'acciaio, epsilon ci vale epsilon S. Anche questa non è una cosa proprio immediato, perché per esempio considerate questo caso qui, questo qui è un caso in cui questa sezione ha al suo interno una barra di armatura e la barra di armatura non è aderente con calcestruzzo. Quindi non ci sono gli sforzi di trazione, non c'è trasferimento, non c'è trasferimento di trasporto tra calcestruzzo e acciaio. Se voi ruotate la sezione, supponiamo che con una mano ruotate la sezione ruota in questa maniera. Sopra la sezione ruota questa parte, sotto ruota. Se applicate il momento solo con la sezione di calcestruzzo, l'acciaio resta dietro. Questo disegno qua, se lo mettete in piazza, ovviamente questo schema qui. Questo qui è, ad esempio, un condotto all'interno della vostra sezione di calcestruzzo e qua vi finisce la barra. La barra è inserita, passa il volume di calcestruzzo, però è separato, non ha contatto, quindi non ci sono sforzi di aderenza col calcestruzzo. Quindi quando vi cercate di ruotare la sezione, la barra non è trascinata dalle pale di aderenza, quindi resta in vita. Alla stessa maniera invece potrebbe essere che se voi tirate la barra, la potete sfilare, il calcestruzzo resta, non sempre queste forze di sfilare. Quindi per esempio, questa è la mia barra all'interno del calcestruzzo, e questo è il fuoco, questa è la mia barra, se io tiro la barra che non è aderente col calcestruzzo, volume di calcestruzzo e barra vanno per controllo. Solo se esiste aderenza, quando io tiro la barra, tiro anche il calcestruzzo. Non supponiamo che ci sia perfetta aderenza, no? Quindi supponiamo che queste situazioni qui, queste sono dette armature. Caso che a volte si riscontra armature non aderenti,
chiara degli utilizzi specifici, hanno certo interesse con questa tecnologia, però vedrete nei corsi di laurea magistrale, noi non consideriamo queste situazioni qua. Bene, vi faccio notare che se non c'è perfetta aderenza, non è vero tra l'altro che la sezione vuota che stanno piano, perché la sezione, quando è deformata, è grosso modo così. Quindi, per esempio, il filo del calcestruzzo è allineato col filo quadrapare del cialde. Quando voi la ruotate, e buttate per esempio la sezione del calcestruzzo, questo si comporta così. Poi, qui è come se tornasse indietro, la pare del cialde non si sposta. Quindi, non il calcestruzzo. Se voi guardate, complessivamente, la sezione non è più piana, perché è schietta, qui è più piana, poi c'è questo scalino lì, poi ripeto. Quindi la sezione, se non c'è perfetta aderenza, non resta piana. Quindi, perfetta aderenza, sezione vuota e traccia la strada piana. Queste due sono ipotesi cinematiche, perché vedete, fondamentalmente in questa maniera qui voi potete dire che se conoscete vado con questa ipotesi qua, potete dire questo, questa è la mia sezione con la barra di apertura. Se vale la sezione più vuota stando piano che l'aderenza, vuol dire che la sezione ruoterà sempre solo questo assene. Questa è la sezione più vuota, questa è la curvatura. Se conoscete questo, in termini cinematici, potete ricavare epsilon tutta la sezione, perché voi potete conoscere quanto vale questa epsilon qui, per esempio chi epsilon n, questa qui di compressione, di accorciamento, oppure potete sapere quanto vale questa deformazione qui, questa è la epsilon nell'acciaio, che vale per questa è la pezza della sezione H dimensionale oppure potete sapere quanto vale questa, da qui la epsilon massima di trazione del calcestruzzo vale G per H grande meno. Se la sezione ruota e traccia la stando piano e c'è perché la differenza, vuol dire che voi, secondo di quanto si incurva la sezione, si incurva tutto qui, potete riuscire a costruire il diagramma dell'epsilon dove volete. Se la sezione non presenta delle barre che non hanno perfetta aderenza, voi sapete per esempio tutto quello che succede nel calcestruzzo, ma non sapete cosa succede nell'acciaio in generale. Quindi rendete il problema cinematicamente complicato. Le ipotesi che facciamo sono sempre, non sono cose soltanto teoriche, si ripercuotono su come è fatta la struttura o viceversa, no? Secondo come è fatta la struttura noi possiamo mettere le ipotesi. Qui vedete nei diagrammi che abbiamo fatto, abbiamo parlato solo di aspetti cinematici, la curvatura, di deformazione, come è vuota, eventualmente la sezione è collegata alla cinematica della parte. Poi ci sono altre due ipotesi che sono invece ipotesi di tipo meccanico. Allora, scriviamo qui ipotesi meccanica, ovvero tra parentesi legate a questo tipo. I legami costitutivi sono tutti i materiali, quindi terza ipotesi il calcestruzzo, scusate, partiamo prima dell'acciaio. L'acciaio che ha un comportamento reale fatto così,
sono fenomeni di stabilità. Dove questo qui ha sigma di serramento, questa qui è la sigma di rottura. Per l'acciaio riteniamo che il comportamento sia questo. Lineare. Quindi a un certo valore limite si attrazione. Quindi restiamo su questo campo lineare. Questo è sempre le coneste, 206.000 MPa. Allora, sigma con S è un valore più basso di F con Y ed è un valore che a seconda dei casi varia da 0,40, 0,60, al massimo 0,80, F e Y di Y. Quindi per intenderci, se noi abbiamo un P 450C che chiama F e Y di 391 megapascal, diciamo 400 megapascal, questo 0,4 o 0,6, 0,4 di 400 è 160 megapascal, 0,8 per 400 è circa 300 megapascal, quindi valori più bassi, va bene? Vi faccio notare anche che, come abbiamo visto dal tirante, i valori più bassi servono anche a limitare le fessure. Quindi vuol dire che nelle condizioni di esercizio le fessure sono piccole, le vostre travi, quindi la possibilità che le travi, le armature si corrodano velocemente viene acquisita. Quindi questo è coerente, l'esercizio sotto carico usuale, vuol dire che le fessure siano piccole, le condizioni usuali sono quelle che si ritrovano frequentemente, a volte anche in termini quasi permanenti, quindi volete che nelle condizioni usuali, quelle che si svolgono per gran parte del periodo della vostra vita, le fessure sono piccole e questo lo ottenete se limitate il tasso dell'acciaio. Calcestruzzo dall'altra parte, calcestruzzo calcestruzzo lo segniamo a compressione, adesso volete segniamo a scrivere le compressioni, questo è il comportamento del calcestruzzo su compressione, per intenderci, qui possiamo avere dei valori intorno a una classe normale di circa RCK per esempio 25 MPa. Bene, calcestruzzo a compressione ha un comportamento lineare. Quindi questa è la compressione, questa qui è l'azione. Come sappiamo, grosso modo, questa è tasso limite compressione, questo qui dal punto di vista teorico, il tratto lineare è circa un terzo la capacità portante massima, quindi questo valore qui è dell'ordine di 25 diviso 3, 8 MPa. Sono valori medi, perché chiaramente se avete altre classi di calcestruzzo sono altri valori, no? Quindi, grosso modo, questo valore qua. Vi faccio notare che
la FCT mediamente è circa un decimo di questo, quindi questa qui sarà un valore intorno a 2 MPa, no? Grosso modo. Questa si butta qui. Quindi il comportamento a trazione del calcio espulso è indefinitamente. D'accordo? Queste due sono le gambe costitutive, il comportamento meccanico dell'acciaio e del calcio espulso. E vedete che sono coerenti con il fatto che io ho delle situazioni che sono nel termine di esercizio, no? Sia in un caso che nell'altro. Va bene? Ho ancora un minuto soltanto per questa cosa qui, pensavo di scrivere le equazioni, quelle le scriviamo la prossima volta. Vi faccio notare una cosa. Considerate ad esempio la generica sezione. Guardate che aspetto contraddittorio c'è nell'ipotesi che abbiamo fatto. Questa è la sezione. Suppongo che sopra, da sinistra, il calcestruzzo sia reagente. Quindi qui il calcestruzzo c'è. Sotto il calcestruzzo è completamente fossurato, quindi non è capace di portare sforzi. Perché è sinus punto zero. Sotto c'è soltanto l'armatura inferiore. Va bene? L'armatura inferiore è ancora sul passo di lavoro. Guardate la sezione nell'altra direzione. Questa qui è la sezione. Questo è l'asse nervo. Come abbiamo detto, per le ipotesi cinematiche, la sezione è entrata nella ruota, chiamiamo anche il cuore così, quindi questa è la quadratura. Quindi vuol dire che per queste due ipotesi, questo punto qua si sposta in questo punto qua perché la fibra superiore si è accorcia. Analogamente, questo punto qua, perché non è fibra che si accorcia, questo punto qui appartiene a una fibra che non si accorcia di essere lunga. Guardate sotto, per esempio, all'altezza della barra, noi riteniamo che la sezione vuota sia stata piana, quindi questo punto qui, che appartiene alla barra, si allunga e si dispone in questa maniera. Questo modo qui è soddisfatta di posto che la sezione resti piana. Però è contraddittorio, perché qui, in questo problema qui, noi abbiamo un materiale che secondo queste ipotesi qui non è capace di assumere nessuno sforzo, perché qui vedete è come se ci fosse aria, non risponde da solo. Allora, quello che è contraddittorio è questo. Ho capito che la parte sopra è la compressione, il calcestruzzo può essere lineare, ma sotto, se questa parte qui reagisce, sotto c'è una parte di calcestruzzo che non lavora perché è tutta fissurata con un tasso di lavoro zero, come fa la barra, che a questo punto è come se fosse lì la linea, a sentire che deve spostarsi fino a questo punto qua e allinearsi alla sezione? Giusto, è contraddittorio, perché voi dite che il calcestruzzo non c'è, è tutto fissurato, però allora come fa la barra a sentirsi tirata e a spostarsi in questo punto qua? No, questo è contraddittorio. In effetti questo è un limite del modello che abbiamo fatto, perché non è vero che soltanto la parte sopra resta sotto l'occidente, però poi ci sono i denti che abbiamo visto, quindi mediamente la barra è trascinata fino a riportarsi più o meno a formare una sezione rettilinea dai pezzi di calcestruzzo da una fissura all'altra che costringono la barra a seguire la deformazione della sezione. Però occhio, questa è una contraddizione. Noi in questo momento qui abbiamo una sezione ideale fatta da due parti, sopra il calcestruzzo, sotto l'acciaio e in mezzo c'è aria.
c'è aria e per ciascuno sono lavoratori. Questa è una idealizzazione da parte del secondo stadio convenzionale, è una cosa contraddittoria, no? Ed è superata dal fatto che nella realtà è un paradosso, viene superata dalla realtà perché tra una fessura e l'altra ci sono i denti di calcestruzzo che trascinano la bara e l'intervento deve stare allineata con la parte del calcestruzzo. È difficile, ci sono anche delle cose che sono, come vedete, contraddittorie, no? Però fanno parte del quello che dobbiamo fare per rendere trattabile il problema. No? Una delle cose importanti che dovete fare è questa, esattamente come se c'è l'errore non si riconosce. Se ci sono delle cose che sono contraddittorie, non è che si cerca di nascondere, no, non è vero, così questo e l'altro, no. Si mette in evidenza il paradosso, la contraddizione, la si accetta e la si cerca di giustificare. Questo è un aspetto, se volete, quasi filosofico del nostro.